Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La fanno, guardi, la fanno. Io ritorno alla mente, mi ritorno alla mente la lettera che inviò Giorgia Meloni al Corriere della Sera il 25 aprile 23, perché lì ci spiega veramente la loro strategia culturale politica, ovvero non ha più senso dirsi antifascisti perché non c'è più un nemico contro cui il fascismo lottava, cioè i rossi e i comunisti. Caduti quelli, a questo punto l'antifascismo serve per escludere la destra. Quindi non essere, non dichiararsi antifascisti vuol dire dichiararsi molto democratici, cioè inclusivi di tutti. E questa è la nuova strategia della destra, cioè che è possibile essere democratici a fascisti, perché l'antifascismo è una discriminazione di esclusione della destra. E questo gioco è molto importante, che noi lo dobbiamo comprendere e analizzare criticamente, perché ci frega, scusate la brutta espressione, perché non c'è dall'altra parte una struttura, un'idea di democrazia che possa stare in piedi fortemente se non si radica sull'idea di antifascismo. La nostra democrazia, come tutte le democrazie post seconda guerra mondiale, hanno avuto questo alter, questo nemico, e senza il quale, se non si comprende il valore di questa relazione di intolleranza rispetto al fascismo, non si comprende bene come rispondere a questa, diciamo così, democrazia senza valori, democrazia avaloriale, democrazia fascista. È proprio questo il problema per... Cioè lei dice dobbiamo stare attenti a quell'alfa privativa. Le chiedo, ma quindi fa bene il Partito Democratico a insistere su questo punto? Io insisterei su questo punto dell'afascismo come un problema serio del nostro tempo, senza dover sempre andare al passato, che non ha più senso. Però il ventunesimo secolo, la faccia fascista del ventunesimo secolo dentro le democrazie, lo si vede negli Stati Uniti e altrove, ha la funzione o la fisionomia della avalorialità, della regola che un vigile urbano può esercitare una maggioranza dopo l'altra, ciascuno fa quel che vuole dentro la maggioranza e con la maggioranza nei limiti possibili delle istituzioni, della divisione dei poteri, ma senza un valore, la democrazia senza valore, come involucro che serve a chi ha potere. È una concezione del potere, non è una concezione della democrazia. Il PD su questo deve essere molto più agguerrito e non lo è finora. Il PD